passo. Allora, tutto pronto per il calcio d'inizio. Partita che inizia in questo istante. Pecchioli nel cerchio di centrocampo. Si gira, evita due uomini, poi apre sulla destra dove sale Barozzi. Porta palla il 3. Profondità su Michelotti. Dentro di prima intenzione arriva Pinzauti! Pinzauti! E il Jolly Montemurlo in vantaggio dopo 7 minuti di gioco. Pinzauti, è un momento d'oro per lui. Controlla ora il traversone da parte di Tedesco. Ci prova la battuta al volo da parte di Torelli. Biagini in aria, messo giù adesso da Tedesco, che evita il pressing di Michelotti. Tedesco ci prova dalla lunga distanza, il pallone fuori sul fondo, si lamenta un po', torna da Mazzocchi ancora, cerca lo spazio per il cross, Mazzocchi lo trova dentro, colpo di testa da parte di Masini, pallone alto, servizio in profondità verso Pera, Mazzanti di testa, subentra nell'azione Masini, Masini il tiro, alto di poco, ci ha provato Masini, Raimondo di testa, Pecchioli lascia sfilare Di Maio, Pinzauti gli ruba il pallone, Pinzauti, tu per tu col portiere, Pinzauti, e fa 2-0 Pinzauti, d'opportunità, Pinzauti, ruba palla, si invola, tu per tu col portiere, non perdona, 2-0 Jolly Montemurlo e siamo al 28esimo di gioco. Seconda barriera per ostruire ancora di più la visibilità a Biagini, calcio a Pera, pallone resta lì e poi c'è il tap-in vincente da parte di Masini, 2-1, accorcia le distanze in Rimini. Arrabbiatissimo Biagini. Tinelli, poi Tedesco, Michelotti, proprio per Pecchioli, non è fuori gioco il tiro di Pecchioli, la parata a terra da parte di Carezza, torna a farsi vedere in avanti De Gori, scodella dentro, Mazzanti di testa e pallone fuori. Ciapro Lega Pro con 5 giornate di anticipo, un 2-1 firmato, torna da Torelli, ancora Tedesco, sudurisce Raimondo, Tedesco libera il mancino, poi Torelli, ancora Cabine, su di lui Raimondo, Cabine ci prova, facile per Biagini, controllare allora Guastamacchia per Cabine, profondità verso Pera, Pera in area di rigore, Pera in sinistro a fil di palo, vicinissimo al pareggio il Rimini, serve Masini, la chiusura da parte di Olivieri, che però di fatto rinvia sui piedi di Pera, la tiro di prima intenzione, fuori, c'è ancora De Gori, Cabine ha difficoltà nel girarsi, adesso trova il pallone giusto, diventa buono per Pecchioli e adesso è contropiedi in campo aperto De Patre. De Patre a tu per tu con Carezza, De Patre il tiro e Carezza la para. Cosa si è mangiato qui De Patre a tu per